Io invece continuerò un po' in questo filo narrativo che ha introdotto la dottoressa Memoli attraverso queste grandi immagini che abbiamo visto e che ci raccontano in qualche modo dell'adolescente. Adolescente che abbiamo visto usa delle maschere. Io mi soffermerò in particolare su una maschera, la maschera quella della rabbia, dell'aggressività. È un tema che probabilmente è facile colludere, sia noi esperti, insegnanti, genitori, perché in classe arriva il ragazzo che ti provoca, che in qualche modo minaccia quello che è la tua autorità. È per questo che dico che è facile colludere, perché ci sentiamo forse meno capaci di poter contenere quel ragazzo. E ho preso in prestito dalla mitologia l'immagine dei titani. Perché? Perché i titani in qualche modo erano delle creature mitologiche identificate con la crudeltà. Differentemente da Zeus, che governava con un po' di sapienza, loro erano quelli che hanno usato la violenza per poter conquistare cosa? Il potere, lo spazio, rivolevano l'Olimpo, tolto in realtà da un padre. E l'adolescente in questa fase è un po' quello che fa, ti sfida per conquistare quello che è il suo spazio. Ma che cosa c'è dietro questa rabbia? E vi ho portato una frase di un ragazzo, Andrea, 14 anni, che è venuto allo sportello, segnalato da un insegnante perché era stato sospeso. Aveva appunto avuto una colluttazione con un nuovo compagno in classe e insieme ragioniamo su questa parola rabbia, e lui mi ha scritto proprio questo: la rabbia è un'emozione che ti mangia da dentro, non ti fa pensare, ragionare e né capire cosa succeda, ti dà coraggio, ti senti avvincente, potresti fare qualunque cosa, ma è solo una futile apparenza che ti distacca dalla realtà. È difficile non averne ed è ancora più difficile reprimere la rabbia. Devi usare una grande forza di volontà, oppure puoi giocarci su come fanno i bambini, che sono ingenui e ancora capaci di perdonare e lasciar correre. È un ragazzo di 16 anni e lui si riferisce già ai bambini, come se lui adolescente non avesse più la capacità di poter perdonare e lasciarsi andare. Ma quello che colpisce, o quantomeno che a me ha colpito, è il fatto che lui definisca in qualche modo la rabbia come un qualcosa che gli permette di esistere, cioè gli permette di poter affrontare l'altro e conquistare il suo spazio, perché tanto io sono invincibile, ce la posso fare. Però allo stesso tempo la conquista dello spazio dall'altra parte ha un prezzo da pagare, probabilmente come ogni volta che usiamo anche un po' di magia c'è sempre un prezzo da pagare, e quello è l'anestesia emotiva. Abbiamo detto che lui diceva: mi porta a un distacco dalla realtà, cioè io non posso sentire veramente quello che sento, perché se mi focalizzo su quello che sento, sul senso di distruzione, non ce la posso fare ad esprimermi. Ed ecco anche quello che rimane in qualche modo. Forse più si sta a contatto con l'adolescente e più si capisce che a volte l'esercizio del potere usato in maniera distorta, come può succedere in casi di bullismo, di prevaricazione, quello che c'è alla base è una forte impotenza. È come dire: io blocco la tua potenzialità, la tua libertà, affinché io possa realizzarmi, perché se non ti blocco non sono capace di esprimermi. E quando c'è questa sfida che l'adolescente pone in qualche modo all'adulto, mi viene da chiedere anche come entriamo facilmente in questo assioma di comunicazione dove da un lato c'è il potere e dall'altro invece il senso dell'umiliazione, e quindi si genera poi un'escalation continua, diventa difficile riuscire a vedere quello che c'è oltre quella rabbia, ma anzi l'attiviamo anche noi. E vi porto un altro caso, che in una scuola, in un istituto tecnico di una periferia romana, anche lì segnalata da degli insegnanti, la richiesta era quella di affrontare in qualche modo una classe pluripremiata per varie sospensioni. E è una classe di 25 ragazzi, tutti maschi. Entro con un po' di paura per il curriculum che hanno in qualche modo, e entro e trovo una classe completamente dispersa. C'è chi sta vicino alla finestra, chi ascolta la musica, chi canta, perché tra loro c'è anche un rapper, chi lancia oggetti, chi mangia. Entro e nessuno mi vede. Mi presento, buongiorno, niente, io sono trasparente, un fantasma in qualche modo.
e proviamo a rimettere in cerchio, questo poi verrà affrontato successivamente quando si parlerà di gruppi con le nostre colleghe, però quello che vi voglio far passare è che un ragazzo all'interno del gruppo mi dice: ah, sei psicologa, beh, vediamo quanto duri, di solito gli adulti qui dopo 5 minuti vanno dalla preside, e si mette a guardare l'orologio. Già, questa è una sfida importante, oltre che un bel peso, ce la farò, chissà. E provo in qualche modo ad interagire, c'è una presentazione, però che succede? Appena incomincio a portare in qualche modo una pensabilità, quindi a provare a ragionare su quello che è successo, a lavorare sulle emozioni, il gruppo si frantuma, continua un'altra volta a disperdersi, non ce la fa, non riesce ad accedere a una consapevolezza di quelle emozioni. E per questo l'ho chiamato incontro con il branco, perché il gruppo a un certo punto non è più fatto da 25 elementi, ma è un'unica massa messa insieme, non c'è più la possibilità di poter entrare in relazione con loro. Il branco sappiamo che in qualche modo richiama a sé gli elementi con la stessa storia, con le stesse vicissitudini, e tant'è vero che nel loro giro di caos della classe ogni tanto arriva qualche pedina, qualche ragazzo che mi si avvicina e mi dice: è impossibile lavorare in gruppo, non ce la si può fare, abbiamo delle storie troppo difficili alle spalle, per cui noi non possiamo essere diversi da quelli che siamo. Forse se ci prendete singolarmente qualcosa la si può costruire. Ed è per questo che vi ho scritto come l'identità personale in quel momento equivale a quella del gruppo. Io non mi trovo di fronte a 25 ragazzi, ma di fronte a quella classe. E richiamo l'immagine eurobotica, perché del serpente che si mangia la coda, perché stare lì in quella classe, e mi rendo anche conto del vissuto dell'insegnante, che tra l'altro ha anche delle consegne da dover rispettare, un programma da poter mandare avanti, ma la sensazione è quella di stare in una vera e propria spirale. Non c'è una dimensione del tempo, c'è soltanto un vortice in cui tutte le emozioni, tutti gli opposti si fondono e si confondono insieme. In questo spazio l'attesa e la consapevolezza, che sono degli elementi fondamentali per poter stare a scuola, sono banditi, perché vige solo il principio della soddisfazione immediata dei bisogni e non ciò che desidero. Quasi come in realtà il futuro non è un qualcosa che io posso pensare, posso progettare, posso caricarlo di sogni o di emozioni, no, è quello che mi accade. Quindi sto in qualche modo mettendo una connotazione strettamente cognitiva. Ecco perché poi ci troviamo di fronte a ragazzi intellettualizzati o eventualmente che agiscono soltanto. L'emozione non gli viene data il significato e quindi non può accedere a quel livello. E vi ho inserito anche l'etimologia della parola trasgredire, perché trasgredire serve, significa appunto di andare oltre, sorpassare, però per la geologia trasgredire è sinonimo di ingressione. Proviamo a pensarla al contrario: l'adolescente deve in qualche modo trasgredire, perché solo trasgredendo diventa capace di poter assumere delle nuove regole, questa volta vissute sulla sua pelle e non dettate da un'autorità esterna e quindi riconosciute senza senso. E questo è il passaggio verso l'individuazione, essere consapevoli di quello che si ha. Winnicott ci dice che gli adolescenti, maschi o femmina che siano, non vogliono essere capiti, ma visti da lontano. L'adulto deve tenere per sé ciò che riesce a comprendere dell'adolescente. Non vogliono forse una verità già confezionata? Non possiamo dirgli cosa devono fare, ma li possiamo vedere, perché un po' come si diceva prima, dobbiamo riprenderci il ruolo di adulto, che il ruolo di adulto non è quello di dire non si fa, ma io ci sono. Non è rivendicare il mio stato, perché io capisco che l'adolescente che ti provoca, che con la sua spavalderia minaccia la capacità nostra di sentirci esperti, ma non, il suo attacco in qualche modo invece è proprio la richiesta: voglio che ci sia qualcuno che mi contenga, voglio che ci sia qualcuno che mi veda per quello che sono. Quindi qual è il ruolo che noi abbiamo? In che ruolo giochiamo? Giochiamo nella stessa rabbia o riusciamo in qualche modo a dargli la possibilità di viversela? Winnicott sottolineava come sia importante accogliere la sfida dell'adolescente, ma riconoscere anche l'immaturità, perché l'adolescente, per quanto grande sia, è immaturo. E tra l'altro è proprio nella sua immaturità che, attraverso il pensiero creativo, un po' come ho inventato io attraverso la musica, aprire quello spazio transizionale che permette
permette in qualche modo uno spazio altro in cui poter lavorare. L'apprendimento non ci può essere se non c'è l'attenzione all'emozione, perché sono correlate come cose. E quindi concludo dicendo che l'adolescente è un contenitore di possibilità. Deve avere il suo tempo sufficiente e personale per capire quale sia la risposta adulta e noi possiamo semplicemente stargli accanto con la nostra forza e la nostra presenza, che è molto più di tutte le parole che riusciamo a dire. Grazie. Beh, direi che gli interventi delle dottoresse, no, sono proprio in linea con quello che abbiamo detto fino adesso e ci hanno fatto proprio vedere i diversi livelli dell'ascolto, no, come dicevamo all'inizio, l'ascolto esplicito, l'ascolto delle maschere e l'andare oltre la maschera, oltre l'emozione, l'aggressività che arriva no, e capire cosa c'è dietro questa aggressività. Ricordo bene la situazione che vi ha descritto la dottoressa Bottiglieri, che si era trasformata in una vera e propria rapper. Peccato che non hai portato tutto il rapper che ha scritto, e ha funzionato con i ragazzi.